Il favarese Calogero Bellavia, arrestato sabato scorso dai carabinieri, non poteva curare da solo la latitanza di Gerlantino Messina. Cibo e alimenti, secondo gli investigatori, sarebbero stati cucinati da qualcuno in casa, quasi sicuramente un familiare del giovane. Il sospetto dei militari è caduto sui genitori e la fidanzata del ragazzo, che sono stati denunciati a piede libero. Dalla procura ribadiscono che si è trattato di un atto dovuto, essendo le tre persone molto vicine al giovane. La fidanzata è figlia del proprietario della palazzina di Viale Stati Uniti. Nel frattempo i militari stanno cercando di risalire alla cerca dei fedelissimi di Messina, persone a lui vicino che lo hanno aiutato e coperto in questi anni di latitanza. Decisive in tal senso le perizie dei carabinieri del RIS di Messina, i materiali rinvenuti nel covo favarese, impronte digitali, tracce, frammenti biologici, nei prossimi giorni saranno analizzati. Il computer, le schede telefoniche e i telefoni cellulari sono stati inviati alla sezione informatica di Roma. Sempre nella capitale, alla sezione dattiloscopica, saranno verificate centinaia di impronte digitali. Nei laboratori di Messina si lavorerà sui frammenti biologici. Di certo chi favoriva Messina non gli faceva mancare nulla. Nell'appartamento di Viale Stati Uniti c'era tutto l'occorrente per vivere comodi. Una console elettronica per videogiochi, un televisore, diversi film, videogiochi, riviste e capi di abbigliamento. Poi ancora un mobile pieno di scatolame di vario tipo, biscotti, caffè, pasta e vari condimenti. Quando il giovane vivantiere non poteva portargli il pranzo, era il boss stesso che provvedeva da solo a preparare qualcosa da mangiare.